le immagini. Il 25enne di Fondi è in questo momento denunciato per omicidio stradale semplice. Ricordiamo che il risultato negativo all'alcol test e al drug test nelle prossime ore, quindi ci saranno le perizie sul telefonino per capire se fosse in quel momento, parliamo delle 3 del mattino, al telefono e se si sia magari purtroppo distratto. E a proposito di morti, Nettuno piange una vita di 21 anni spezzata, quella di Alessandro Damiano, che aveva compiuto gli anni lo scorso 15 luglio. Ed è morto in seguito all'incidente che si è verificato in via della Pineta a confine tra i comuni di Anzio e Nettuno. Il ragazzo era in sella alla sua moto, la Honda 500, aveva una gran passione per le due ruote, è caduto sbattendo violentemente sull'asfalto. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia locale per i rilievi. Cordoglio, come dicevamo, a Nettuno, in particolare dove Alessandro era molto conosciuto, i messaggi di cordoglio che poi hanno inondato chiaramente i social, la sua bacheca sul profilo Facebook. Ancora un incidente, come dicevamo, anche la stagione estiva purtroppo si caratterizza, si conferma per la frequenza di incidenti che aumenta lungo le strade in provincia di Latina, quindi torniamo in provincia di Latina, e a Sezio uno scontro sulla Ninfina, 3 feriti. Lo scontro tra un'auto ed un furgone intorno alle 9 di questa mattina, 3 feriti trasportati d'urgenza all'ospedale da parte del 118 all'opera dei vigili del fuoco per liberare i feriti dalle auto, dai mezzi coinvolti e per ripristinare la viabilità, la sicurezza su strada che purtroppo, come vedete, alla fine manca, malgrado tutti i tentativi di messa in sicurezza e gli avvisi e i segnali stradali. Parliamo ora di un incendio di rifiuti in fiamme nel cassone di un camion adibito alla raccolta, quindi un mezzo della Nettezza Urbana che è andato a fuoco in via Pietro Verri. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, quindi queste sono le opere di spegnimento avvenute nella tarda serata di ieri. Indagini in corso da parte della Questura, al vaglio le immagini di videosorveglianza per tentare di individuare i 5 artefici dell'assalto alla biglietteria della stazione di Latina Scalo avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Ricordiamo che i ladri hanno lasciato la cassaforte della biglietteria tra i binari, poi è stata opportunamente spostata e messa sulla banchina per evitare ripercussioni gravissime al traffico ferroviario, con tutte le precauzioni del caso per non inquinare le prove, le eventuali tracce lasciate dai ladri che incappucciati hanno prima scassinato, come vedete, le macchinette con gli snack e le vivande alla ricerca di monete, e poi hanno forzato gli ingressi della biglietteria provando a portare via la cassaforte. Non curanti di tutto questo, malgrado la presenza del capo stazione, hanno iniziato a tirare a quest'ultimo dei sassi, costringendolo a mettersi in sicurezza, a barricarsi in ufficio. Ed ora parliamo di un altro argomento annoso, quello che riguarda la metro. La questione della metro leggera, è stata chiusa l'inchiesta sulla metropolitana leggera a Latina. Il sostituto procuratore Cristina Pigozzo ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari alle 10 persone coinvolte, tra cui anche l'ex sindaco Zaccheo. Zaccheo, come altre 9 persone, accusate a vario titolo di truffa aggravata ai danni dello Stato. L'accelerazione della procura anche per evitare il rischio di prescrizione. Ora gli indagati hanno 20 giorni di tempo per consegnare memorie difensive o chiedere di essere ascoltati dai magistrati. Stagione estiva, l'abbiamo detto più volte in questa edizione del TG, e parliamo dell'operazione Mare Sicuro della Capitaneria di Porto nel sud Pontino. Sequestri e multe sul litorale. Sentiamo.
Prosegue l'incessante ed intensa attività della Guardia Costiera di Formia e di Gaeta nell'ambito dell'operazione estiva Mare Sicuro 2017, con il dispiegamento straordinario di ulteriori mezzi navali e terrestri lungo tutto il litorale, monitorati in particolare i territori di Gaeta, Fondi, Sperlonga, Formia e Minturno, per accertare il regolare utilizzo del pubblico demanio marittimo. Sono stati effettuati oltre 60 controlli sulla regolarità della fruizione degli spazi balneari e per la nautica da diporto. Durante l'attività sul litorale di Formia, in località Gianola, è stato elevato un verbale amministrativo di 1.032 euro nei confronti di un concessionario per l'utilizzo improprio dell'area in concessione. Sullo stesso litorale sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro, con il sequestro di 5 kg di prodotto ittico nei confronti di venditori ambulanti per vendita abusiva non autorizzata e relativa mancanza della documentazione ai fini della tracciabilità dei prodotti della pesca. A mare i controlli delle unità navali della Guardia Costiera si sono concentrati sulla verifica delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto lungo tutto il litorale di giurisdizione. Sono stati rilasciati 4 bollini blu che attestano l'avvenuto controllo della regolarità nella tenuta delle dotazioni di sicurezza e della documentazione. Resta alta l'attenzione in materia di salvaguardia della vita umana in mare. Ogni situazione di emergenza, fanno sapere dalla Guardia Costiera, potrà essere segnalata alla sala operativa tramite il numero telefonico gratuito di emergenza in mare 1530. Prevenzione incendi. Nel comune di San Felice Circeo c'è un accordo tra l'ente e la protezione civile di Sabauda, coordinato da Enzo Cesta, il gruppo comunale di San Felice, diretto da Alessandro Cerasoli. Si tratta di un presidio territoriale importante nella lotta alla prevenzione in una delle parti più pregiate del territorio di San Felice, con particolare attenzione alle zone di Quarto Caldo. Un presidio permanente, lo stesso sindaco Giuseppe Schiboni dice che il presidio vuole essere uno strumento nella lotta agli incendi, un aiuto importante da parte dei volontari delle due associazioni che si muovono con professionalità per monitorare l'area più pregiata del paese, dove la prevenzione deve essere il primo obiettivo del comune. Tanto più, aggiungiamo noi, in una stagione così importante come quella estiva dal punto di vista turistico. E gli stessi responsabili della protezione civile di Sabauda, Enzo Cestre, di San Felice, Alessandro Cerasoli, dicono: collaborare con il comune dimostra il comune obiettivo, scusate il gioco di parole, di controllo e di presidio territoriale per la sicurezza dei residenti e dei turisti nel nostro territorio. Ed ora parliamo di una questione relativa alla sanità, alla carenza di pediatri a Latina e poi, come vedremo tra poco, ad Aprilia. Tra i problemi principali, Roma, l'attrattiva di Roma.